Bentrovati ad un altro appuntamento delle conversazioni, questi appuntamenti di approfondimento sull'attualità che vi stiamo proponendo con le nostre dirette streaming sulla nostra pagina Facebook di Radio Più Roma. E oggi parliamo di sport, un punto molto dolente di questi decreti, soprattutto perché lo sport è un aspetto importante per ognuno di noi, per la nostra vita, per la salute, ma anche per l'aspetto ricreativo dei nostri figli, delle nostre famiglie. E in questo nuovo decreto ci sono tantissime novità. Lo facciamo insieme a Daniele Pasquini, che saluto. Ciao Ciao, Daniele, ciao benvenuto. Francesco, grazie. Facciamo insieme a te, Daniele, che sei presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport e del CSI, del Centro Sportivo Italiano della città di Roma. Benvenuto e grazie di aver accettato questo invito, per parlare, appunto, come dicevo, di un aspetto importante perché chi faceva sport all'inizio, soprattutto della quarantena, chi continuava ad uscire a correre, veniva visto appunto come quasi un delinquente. Però possiamo dire che lo sport è un aspetto importante della nostra vita. Lo abbiamo scoperto probabilmente proprio in questi mesi, che è un aspetto fondamentale per il nostro stile di vita. E il nostro stile di vita, vuoi o non vuoi, è uno stile di vita sedentario. Lavoriamo da fermi, insomma, viviamo tendenzialmente seduti. Se dovessimo calcolare il tempo che passiamo seduti, probabilmente, come dire, nell'arco di una giornata ci accorgeremmo che è più il tempo che siamo seduti che quello che stiamo in piedi. E ce ne siamo accorti molto di più in questi mesi di pausa, di fermo forzato anche delle attività sportive. Cioè lo sport era una di quelle cose che in qualche modo, giustamente, avevamo imparato a considerarlo come un diritto acquisito e quindi a non preoccuparci più di tanto di, come dire, di considerarlo una cosa importante in quanto tutte le cose, come dire, che in qualche modo abbiamo acquisito e che le diamo anche un po' forse per scontate, insomma, no? E questo lockdown, questa pausa forzata ci ha fatto capire invece quanto sia importante per il nostro stile di vita di oggi, affiancare al lavoro, che magari per molti è continuato anche smart working, poter affiancare anche una pratica motoria, ma poi vorrei dire anche qualcosina di più, cioè un modo di stare insieme, perché lo sport non è solo un'attività fisica, ma è un modo di socialità. Ed è, come dire, probabilmente uno dei modi di socialità, è un po' il gioco degli adulti oltre che dei bambini, no? E quindi è un modo per ritrovarsi, per stare insieme, per stare in compagnia, e questo probabilmente ci è mancato molto, l'abbiamo sentito parecchio in questi mesi. Assolutamente d'accordo con te. E immagino che l'abbiano sentito tantissimo anche i più piccoli. E tra l'altro, proprio ieri è partito definitivamente questa l'apertura definitiva, no, di questa fase 2. E in questa fase 2 c'è anche tutto un aspetto nel nuovo decreto che ha varato il governo per le attività sportive, ricreative proprio per gli adolescenti, per i bambini. Ecco, voi come CSI, come vi siete comportati davanti a queste novità? Allora, le stiamo analizzando molto con calma, con la giusta calma, perché ci sono tante, io posso dire, diciamo così in generale, che mi sembra da un lato, come dire, estremamente positivo il permettere di ripartire per l'attività dell'estate con i centri estivi, è estremamente positivo, anzi direi che era assolutamente necessario. È chiaro che ci sono tutta una serie di attenzioni dal punto di vista dei protocolli sanitari che dovremmo rispettare e che rendono chiaramente i centri estivi di quest'anno dei centri estivi un po' diversi rispetto al solito. Quindi dovremmo stare molto attenti a creare dei gruppi più piccoli, ad avere un rapporto tra educatori e bambini, diciamo di 1 a 5 per i più piccolini, insomma per i più bambini più piccoli, quindi andranno anche probabilmente ripensate, rivalutate tutta una serie di attività che magari in qualche modo erano caratterizzavano anche un po' le attività dell'estate per essere delle attività aggregative di gruppo, sicuramente di gruppi più numerosi di 5, ecco. Quindi andranno un pochino ripensate anche le attività e le proposte.
bisognerà chiaramente, insomma, anche adeguarsi a quelle che sono le richieste del prendere temperature all'ingresso e quant'altro, però diciamo al di là di questi aspetti, come dire, che si possono affrontare, vorrei da un lato mettere l'accento sull'importanza del ripartire, però dall'altro anche, come dire, farlo nella sicurezza, perché poi abbiamo anche una responsabilità verso questi bambini, ma soprattutto verso le famiglie, perché poi questi bambini rientrano in famiglia a fine giornata e dobbiamo far sì che tutti possano essere tranquilli e sereni proprio dal punto di vista dell'aspetto sanitario e della salute di tutta la famiglia e quindi di tutta la comunità. Io sin dall'inizio, quando si parlava, diciamo, della fase 2, all'inizio la fase 2 era semplicemente un discorso prettamente economico. Abbiamo trasformato la fase 2 probabilmente nel dibattito politico esclusivamente in una questione economica. Però ci siamo anche subito resi conto che non basta l'economia, insomma, per far vivere bene le persone. Probabilmente serve anche, come dire, quella dimensione che un po' diamo per scontata, che è quella del tempo libero. Il tempo libero, l'aggregazione in particolare per i più piccoli, è il tempo del gioco. Non c'è solo il tempo della scuola, magari fatta a distanza, eccetera. Non c'è solo per i grandi il tempo del lavoro, c'è anche una dimensione fondamentale per l'equilibrio della vita di tutti noi, che è quella del tempo libero, del gioco, magari del gioco degli adulti, come dire, può essere lo sport, della socialità che nasce attraverso questi momenti di svago. Questo, come dire, devo dire che insomma è stata una battaglia del ministro dello sport, insieme anche alla ministra della famiglia, insomma, che si sono mostrati, come dire, particolarmente sensibili nel cercare di riaprire per quanto possibile e il prima possibile le attività ludiche e aggregative per i bambini. Io sono un padre di famiglia, so bene cosa significa tenere due bambini chiusi in casa per mesi, è complicato, ci siamo inventati un po' di tutto per cercare di farli muovere, è difficile, come dire, speriamo adesso veramente che un po' bruciata questa primavera, perché veramente è stata una primavera bruciata per loro, possa arrivare, come dire, il risveglio dell'estate, insomma, speriamo veramente, perché è giusto così, se lo meritano, insomma, si sono comportati anche bene i nostri bambini in generale, diciamo. Sicuramente, sicuramente, ecco, perché penso che quello che dici sia giustissimo, ecco, nell'economia e dell'equilibrio, ecco, familiare, la parte ricreativa, ludica, soprattutto all'aria aperta, con le belle giornate che ci sono adesso, è fondamentale. Però possiamo rassicurare le famiglie che ci seguono, le persone che hanno famiglie che ci seguono, che questi centri estivi partiranno? Ma io credo che ripartiranno, perché c'è una volontà reciproca. Da un lato ci sono i bambini e le famiglie che ne hanno assolutamente bisogno, e dall'altro ci sono le parrocchie, gli oratori, le associazioni, come dire, che hanno voglia di ricominciare, che hanno voglia di recuperare e di riannodare quel filo un po' rotto, interrotto in questi mesi di clausura forzata con i loro ragazzi, perché poi ci sono anche tanti educatori, tanti parroci, tanti allenatori che hanno voglia di ricominciare, di riprendere, insomma, quel tessuto, diciamo, educativo, se un po' quel filo che si è interrotto, insomma. Questa pandemia è arrivata un po' di colpo, diciamo, ci ha preso tutti veramente alla sprovvista. Nel giro di pochissime settimane siamo passati da una normalità totale a una chiusura totale, insomma, con una velocità impressionante. La riapertura è stata molto più lenta, quindi anche molto più sofferta. Adesso è il momento di riaprirsi con le dovute cautele, però di ricominciare, insomma, a pensare anche a quell'aspetto della nostra, diciamo, vita quotidiana, che è lo stare insieme non per lavorare o per studiare, ma lo stare insieme per godersi, lo stare insieme proprio in sé, insomma, il bello del riappropriarsi delle relazioni, delle amicizie, della parte divertente, ludica, dello svago. Ecco, tu mi hai anticipato un pochino, io te lo volevo chiedere, visto che sei molto presente come CSI nel tessuto della nostra diocesi, delle parrocchie della nostra diocesi, qual è stata la ricaduta della pandemia su questi centri sportivi parrocchiali? Guarda,
Allora, noi abbiamo fatto due indagini aperte a tutte le associazioni sportive affiliate al CSI. Molte sono realtà parrocchiali e sono anche quelle un po' più dinamiche e anche che rispondono meglio, diciamo, ad alcune provocazioni, magari anche del carattere formativo e culturale che lanciamo come associazione. Allora, una prima indagine è stata fatta rivolta ai dirigenti, ai responsabili di questi gruppi sportivi, per capire se si stavano muovendo, se stavano facendo qualcosa. E abbiamo visto, come dire, un po' di disorientamento all'inizio, parecchio disorientamento. Probabilmente veramente la velocità con cui si è passati da una modalità normale di ritrovarsi in un campetto, diciamo, sportivo, al fatto che non fosse più possibile vedersi di persona, che bisognava comunque fare provare a fare uno sforzo di switchare in qualche altra maniera, lo stare insieme, cercare di mantenerlo in qualche altra maniera, ha disorientato tantissimo. Siamo riusciti solo dopo un mese e mezzo a riattivare, come dire, un po' di voglia di rivedersi anche online. Non è stato facile. I dirigenti e i responsabili ci hanno messo, hanno dovuto, come dire, elaborare un po', come dire, una sorta di situazione particolare che per loro è stata veramente di chiusura e di interruzione totale dell'attività che avevano. Perché poi un'attività sportiva, riproporla online, è veramente complicata, e su questo vorrei fare un inciso. Cioè, noi siamo passati in molti casi, anche le attività proposte online sono state, come dire, attività di attività motorie, attività fisiche più simili al fitness che a un'attività sportiva. Del resto in casa questo era possibile fare. Siamo scivolati velocemente da una pratica sportiva ad un'attività fisica. E l'attività fisica, certo, è una delle componenti dell'attività sportiva, ma l'attività sportiva è dentro molto di più della sola parte motoria e fisica. Ha dentro tutta la parte del divertimento, la parte relazionale, la parte dello stare insieme. E questa parte si è persa inevitabilmente, e i nostri educatori, che probabilmente, come dire, erano molto orientati anche su questa parte più relazionale di contatto con i ragazzi, sono rimasti fortemente disorientati. Adesso stiamo cercando di aiutarli anche a reagire. Abbiamo messo in campo un corso per dirigenti, una scuola per dirigenti. Sono 5 incontri in cui cerchiamo di aiutarli a rileggere il loro impegno, il loro servizio sportivo alla luce dei cambiamenti in atto. Come dire, non tanto, come dire, nel lockdown, che speriamo che finisca il prima possibile, insomma, e sta finendo oramai, anche per lo sport, ma in particolare per i prossimi mesi futuri, in cui comunque l'attività sportiva dovrà ripartire, ma con delle difficoltà sempre, diciamo, dovute al fatto che una distanza sociale ci verrà richiesta, e un po' lo sport fa un po' a pugni, insomma, con la distanza sociale, perché in realtà è vicinanza sociale lo sport, quindi dovremmo un po' adattarci. Poi abbiamo fatto anche un'indagine alle famiglie. Abbiamo interpellato 1000 famiglie, per essere precisi, 1067. 1067 famiglie. Dico, cosa è emerso? È emerso. Abbiamo chiesto a loro, diciamo, due cose sostanzialmente. Famiglie di ragazzi che facevano attività sportiva con noi, dei vari sport, di età compresa tra i 6 e i 14 anni, quindi fascia prettamente giovanile, e abbiamo chiesto loro durante il lockdown come hanno vissuto l'attività sportiva, l'attività motoria. Chiaramente, diciamo, sportiva non poteva essere fatta, però l'attività motoria. E sostanzialmente è emerso che in questi 2 mesi di lockdown le famiglie sono state veramente un po' abbandonate a se stesse, quindi su questo io, come rappresentante del CSI, mi devo tirare un po' le orecchie, probabilmente perché le nostre associazioni hanno faticato a stare vicino alle famiglie. Le famiglie si sono ritrovate da sole su questo. Metà delle famiglie, veramente con grande creatività, si è inventata delle attività a casa, in garage, nel cortile. È emerso questo. Purtroppo l'altra metà delle famiglie,
pur vedendo una necessità del loro figlio nel praticare l'attività motoria, non è stata in grado di offrire una proposta. E quindi noi abbiamo visto aumentare la sedentarietà in questi due mesi in maniera esponenziale. Questo è stato un dato, come dire, che io ex post, come dire, mi tiro l'orecchio proprio come rappresentante del CSI, perché non siamo riusciti a limitare, probabilmente non siamo riusciti a far capire alle istituzioni anche questo dramma che si stava vivendo, che non era semplicemente io resto a casa, ma è diventato io resto fermo. E quindi, come dire, non siamo riusciti su questo veramente a interagire con le istituzioni in profondità. Una seconda cosa, gli abbiamo chiesto che cosa pensano dello sport una volta che si potrà riprendere, che non è scontato, dopo tutta questa campagna mediatica sulla distanza, sulla distanza, sulla distanza, e insomma un po' di preoccupazione su come potesse essere visto lo sport da domani in poi, diciamo così, ce l'avevamo. Lo sport è sempre stato fortemente empatico, no? E la preoccupazione è che potesse perdere un po' di questo smalto, insomma, di questa empatia nelle famiglie. Fortunatamente, diciamo, le famiglie non vedono l'ora che si riparta. Quindi, diciamo, nonostante un po' questi due mesi le nostre associazioni un po' hanno zoppicato, diciamo così, ecco, hanno ancora un credito positivo, insomma, di empatia da giocarsi. Lo sport gli regala ancora un credito verso le famiglie da spendersi. Però le famiglie hanno anche detto: lo rimando a fare sport per queste ragioni, per la salute, per la socializzazione, per il divertimento, per l'educazione e in ultima battuta solo per una parte, diciamo così, tecnico-competitiva agonistica. Questo secondo me è un segnale molto importante che le nostre associazioni devono tenere presente. Domani lo sport dovrà trovare un dialogo nuovo con le famiglie e cercare di rispondere ad una consapevolezza rinnovata delle famiglie verso lo sport. Probabilmente le famiglie in questo periodo di chiusura hanno saputo, come dire, un po' anche riflettere su quello che è il valore profondo dello sport, che non è semplicemente diventare Totti o Maradona, ma che è un valore per la salute, è un valore di socialità, è un valore educativo. Allora, io spero che questi due mesi di lockdown per lo sport aiutino i nostri responsabili, i nostri dirigenti veramente a proporre un progetto educativo sportivo, dialogando di più con le famiglie e pensando a quelli che sono i veri bisogni delle famiglie rispetto allo sport. Probabilmente sempre meno famiglie si aspetteranno di avere il campioncino in casa, sempre di più chiederanno allo sport un ruolo educativo e sociale più forte. Quindi diciamo che chiaramente la ricaduta psicologica, oltre che fisica, di questi due mesi è stata poderosa, però c'è tanto desiderio di normalità e magari è una sfida anche per voi come CSI, quindi ripartire con nuovi obiettivi. Io credo che le associazioni sportive dovranno ripartire evitando il copia e incolla. Cioè, se pensano di ripartire, riproporre quello che facevano prima, tale quale da settembre, speriamo da settembre, credo che faranno un grande buco nell'acqua. Sempre in questa indagine, una famiglia su cinque ha detto che è disposta, anzi sta prendendo in considerazione, di cambiare sport ai suoi figli. Questo significa che non ci sono più rendite di posizione acquisite. Cioè che un'associazione sportiva non può pensare che il ragazzo che è sempre stato con lui per 2, 3, 4, 5 anni l'anno prossimo necessariamente sceglierà ancora quella realtà sportiva. Perché le famiglie potrebbero anche cambiare associazione, cambiare gli sport. Allora le associazioni sportive devono fare lo sforzo di un dialogo più forte con le famiglie, con la parrocchia, con la scuola stessa, con le agenzie educative sul territorio. La ripartenza per lo sport sarà una ripartenza dal punto di vista economico difficilissima, perché lo sport è stato chiuso a fine febbraio e se va bene le attività dei campionati, le attività diciamo sportive più popolari, lasciamo perdere un attimo il fitness e le palestre
o le piscine, parliamo, pensiamo magari a quelle che sono le attività sportive degli sport di squadra. Se va bene, riapriranno probabilmente in maniera normale a settembre. Ecco, se non sono in grado di recuperare, diciamo, un dialogo con le famiglie, con il territorio, ripensando anche il loro ruolo di associazione sportiva sul territorio, non possono più essere autoreferenziali, devono interfacciarsi con gli altri sul territorio. Se non faranno questo, rischieranno di rimanere da soli, nel rimanere da soli soffriranno enormemente una crisi economica spaventosa. E non tutti ce la faranno. Non tutte le società sportive ce la faranno. Quindi elaborare proposte, idee, progetti nuovi. Sì, rinnovare veramente la progettualità sportiva, sì. Ecco, prima di andare avanti, tra l'altro saluto chi ci sta seguendo, che scrive insomma qualche messaggio di saluto, come Daniele Neri e Fernando Ruscito, e ricordo per chi ci segue che, diciamo, a margine un po' delle mie domande, si può sempre fare qualche domanda anche appunto al nostro ospite. Purtroppo il tempo è sempre tiranno e quindi, come dire, non abbiamo tutta questa questo tempo a disposizione, però chi volesse insomma fare qualche domanda lo può fare tranquillamente. E, andando avanti nella nostra conversazione, ecco, e parlando di proposte, tra l'altro tu sei, come dicevo, presidente anche di una fondazione, dedicata a, tra l'altro lo ricordiamo che proprio ieri era il centenario della sua nascita, Giovanni Paolo II per lo sport. Questa fondazione che appunto è dedicata al Papa Santo. E questa è una fondazione, lo ricordiamo, che lavora insieme anche al Pontificio Consiglio per la Cultura, il Pontificio Consiglio, il Dicastero per Laici, Famiglie e Vita, insomma, e tra l'altro anche l'Ufficio Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana di Turismo, Sport e Tempo Libero. E voi avete cercato di dare una proposta, insomma, di approfondimento, in questo caso attraverso dei video, attraverso dei testimonial, tra aprile e inizio maggio. Ecco, anche cercare di fare queste piccole proposte è importante per tenere vivo, come dire, un aspetto di formazione allo sport, di educazione allo sport? Allora, io credo che la formazione nello sport, ma in generale, nello sport, come dire, chiaramente in questo caso lo dico in particolare a ragion veduta, insomma, dato che lo conosco un po' questo mondo, debba essere una formazione veramente permanente. Cioè, molte volte i nostri operatori, i nostri educatori pensano che basti fare il corso per diventare allenatori fatto una volta e allora si è allenatori per tutta la vita. Ecco, in realtà, come dire, questo non funziona così e lo sanno anche loro, insomma, lo sanno gli stessi allenatori, quindi hanno ben chiaro che la proposta è che bisogna continuare ad aggiornarsi. Però questo aggiornamento non può essere solo un aggiornamento sulle competenze tecniche, cioè non c'è soltanto un'evoluzione tecnica dello sport. Bisogna anche stare al passo con i cambiamenti culturali. Io credo che la pandemia non sia stato, probabilmente, diciamo, molti dicono cambierà il mondo con questa pandemia. Io credo che questa pandemia non sia la causa del cambiamento, ma che sia un acceleratore di questo cambiamento. Il cambiamento era già in atto. Noi avevamo tanti segnali di un cambiamento epocale già in atto. Papa Francesco ce l'ha ripetuto tantissime volte, diciamo, con questa un po' frase che lui amava ripetere, che non siamo in un'epoca di cambiamenti, ma la nostra è il cambiamento di un'epoca. E questo Covid, come dire, ha accelerato alcuni processi, ha accelerato in maniera velocissima veramente alcuni processi. È come se in 2 mesi abbiamo, tra virgolette, fatto un salto in avanti di 10 anni. È stata un po', io dico, una macchina del tempo, no? Che ci ha proiettato avanti di 10 anni. Con processi di digitalizzazione, come dire, che probabilmente si sarebbero maturati molto più lentamente. Oggi siamo qui a fare, diciamo, una conferenza online, un incontro online, ed è diventato normale farli. Così come sono diventate normali lavorare da casa, così come sta diventando
normale, spero di no, comunque usuale fare delle lezioni a distanza per i ragazzi che gli studenti, i ragazzi che vanno a scuola. L'università probabilmente riaprirà, tra virgolette, solo online anche l'anno prossimo. Cioè, ci sono tutta una serie di processi che sono stati accelerati improvvisamente da questa pandemia. Allora, e questi sono dei processi, come dire, che però hanno bisogno anche di un cambio di mentalità culturale. La formazione ci deve servire a, come dire, operare questo cambio di mentalità, altrimenti in qualche modo ci sentiremo, come dire, un po' spaesati in un contesto, come dire, che ci sembrerà nuovo e magari il rischio che ci sembri anche inospitale, no? Invece la formazione ci permetterà di abitare, di vivere il nuovo tempo che ci aspetta in maniera più consapevole e anche senza paura. Giovanni Paolo II ci diceva, ci ha detto tantissime volte, non temete, non abbiate paura. Affrontiamo il tempo che ci aspetta, questo è il tempo che siamo, in cui siamo chiamati a vivere, cerchiamo di viverlo pienamente, nella più grande consapevolezza e pienezza. E credo che la formazione ci permetterà di fare questo. Senti, ma cosa è emerso da questi incontri che si chiamano il futuro dello sport? Ce lo puoi dire? Sono emerse, diciamo, alcune parole chiave importanti per lo sport di domani. E sono parole chiave che per il mondo, diciamo, ecclesiale, per le nostre parrocchie, per i gruppi sportivi dell'associazionismo di base, probabilmente sono delle parole, fin troppo conosciute, e che sono volontariato, comunità. Perché volontariato? Perché il volontariato oggi nel mondo dello sport tornerà ad avere un ruolo fondamentale, un ruolo cruciale. Non sarà semplicemente, come dire, un bell'oggetto da mettere in esposizione sulla credenza della società sportiva. Il volontariato diventerà una strategia di sviluppo per lo sport, perché la crisi economica che ci aspetta farà sì che il mondo dello sopravviveranno solo quelle realtà che avranno una flessibilità gestionale e organizzativa tale, come dire, un'adattabilità tale da, come dire, saper incassare anche, come dire, dei traumi dal punto di vista economico. Questo Covid è stato un trauma da un punto di vista economico, come un pugile che prende un pugno diretto sul volto. E solo chi è, come dire, chi ha in pancia una resilienza, cioè una flessibilità, riuscirà a ritornare in piedi e a ripartire. Coloro che erano troppo paradossalmente strutturati sotto la forma, tra, diciamo così, di impresa sportiva, faticheranno. Quelli che avevano in pancia, che continueranno a avere in pancia invece nella loro realtà sportiva tanto volontariato, saranno più flessibili e potranno ripartire. E questo è un aspetto. La seconda cosa è il discorso della comunità. Lo sport non potrà più essere autoreferenziale. Lo sport in realtà è sempre stato molto autoreferenziale, perché di fondo è sempre un po' campato sulle proprie forze. Non ha mai avuto bisogno più di tanto di interfacciarsi con il territorio, con la scuola. Le società sportive campavano da sole e campavano bene. Che ci fosse la parrocchia di fianco gli poteva anche interessare fino a un certo punto. Che ci fosse la scuola dall'altra parte della strada non gli interessava minimamente. Che ci fosse un'associazione giovanile in fondo alla via, men che meno. Allora, un domani questa autoreferenzialità non sarà più sostenibile dal punto di vista economico. Non sarà più sostenibile. Per questo che la formazione deve aiutare i nostri educatori, i nostri dirigenti a cambiare mentalità. Bisognerà capire che il fare rete col territorio, il farsi adottare dalla comunità, mettendosi a servizio della comunità, diventerà un imperativo per sopravvivere. Altrimenti, piano piano, le realtà sportive che saranno autoreferenziali probabilmente entreranno in difficoltà e piano piano spariranno. Io credo che su questo gli oratori e le parrocchie possano giocarsi una partita importantissima. Sul volontariato e su questa capacità di fare rete col territorio
partono 10 metri più avanti rispetto alle altre associazioni sportive. Non possiamo bruciare questa opportunità. Una volta ogni tanto ripartiamo 10 metri più avanti. Quindi il tempo delle sfide. Senti Daniele, purtroppo siamo quasi in chiusura, ma io veramente le ultime due domande te le voglio fare proprio in extremis. Prima di tutto, che cosa miglioreresti dal punto di vista dello sport? Perché poi non abbiamo detto, ma in questo decreto ci sono tante cose anche, no? Ci sono i bonus per chi va in bici, ci sono le possibilità, insomma, di avere dei soldi per chi ha perso nell'associazionismo, ecco, comunque ci sono tanti aspetti, non ne abbiamo parlato, ecco, che cosa miglioreresti però tu? Guarda, io se potessi chiedere una cosa, questi decreti parlano al mondo dello sport, ma al mondo dello sport, tra virgolette, quello riconosciuto dal CONI. C'è il mondo delle associazioni sportive dilettantistiche, delle società sportive dilettantistiche. C'è un pezzo di sport, e penso ai nostri oratori e parrocchie, che non sono costituite nella forma di associazioni sportive dilettantistiche, ma semplicemente aderiscono alla proposta del CSI in quanto parrocchie, in quanto oratori. Ecco, tutto questo mondo sportivo rischia di essere trasparente e invisibile alle norme e ai decreti che sono stati messi in campo per lo sport, perché non si è mai costituito formalmente nella forma giuridica dell'associazione sportiva dilettantistica. Detto questo, se io potessi chiedere un qualche cosa alle istituzioni, sarebbe proprio questo: non dimenticatevi di un mondo che, pur non essendo, come dire, giuridicamente un'associazione sportiva dilettantistica, è comunque un mondo che promuove uno sport ad alto tasso educativo. Non dimentichiamoci di questo mondo, che è vero che magari farà meno fatica a ripartire, ma che comunque le sue fatiche comunque le incontrerà. Quindi un appello anche per avere maggiore considerazione. In ultimissimo, una tua personale opinione sulla ripresa del campionato di calcio nazionale. Giusto ripartire oppure no? Guarda, non, è una domanda che non riguarda lo sport, quella che mi hai fatto. Riguarda il spettacolo. Questa è un po' una provocazione finale. Prego? È una domanda, dico, che non riguarda lo sport, ma riguarda il mondo dello spettacolo. Quindi, come dire, cioè, credo che dicendo questo, come dire, esprimo già, come dire, un'opinione abbastanza netta. Tuo parere. Bene. Guarda, grazie mille, grazie a Daniele Pasquini per questa lunga ed intensa chiacchierata sullo sport, ma non solo sullo sport, ma anche sull'importanza dell'educazione, prima di tutto, no? Nel fare comunità, nel tornare a fare volontariato, insomma, sono state tantissimi punti che abbiamo toccato, e ricordo che chi vuole rivedersi questa intervista lo può fare sempre attraverso i nostri canali social, e soprattutto io, Daniele, ti auguro, insomma, con CSI soprattutto, di ripartire con le varie attività e magari recuperare anche tutti quegli eventi che sono saltati in questi ultimi mesi, lo speriamo. Assolutamente, assolutamente sì. Va bene. Grazie mille Daniele e buon lavoro, e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, e la prossima settimana ultime interviste, ci parleremo sempre di turismo, ma continuate a seguirci, grazie.